Salve a tutti, bentornati a Mind Cathedral. E sono ancora da Pechino, Gianluigi Perrone. Questa volta ho cambiato l'angolazione da un altro PC e sto vedendo un attimo come funziona questa angolazione. E ci sono delle cose da dire appunto riguardo alla Cina, dalla Cina, e adesso. Come saprete, pochi giorni fa sono stati in visita a Pechino, Emmanuel Macron, presidente della Francia, e la presidentessa del Congresso europeo, Ursula von der Leyen, con due agende completamente diverse. Vi dico che qui nelle news per giorni, almeno da una settimana, nelle news cinesi si parla tantissimo di Macron e anche in maniera molto positiva, perché questo non è stato tanto chiaro, ma ci sono stati degli accordi notevoli tra Francia e Cina. Innanzitutto vi dico che questo video sarà diviso in due parti, perché spiegherò due concetti che sono vicini, ma è meglio poi quando lo metterò su YouTube dividerlo in due video diversi, perché sono dei concetti interessanti che possono essere fruiti in tempi diversi. Allora, il primo è appunto l'attualità, cioè cosa è andato a fare Macron in Cina e cosa hanno deciso con Xi Jinping. E la risposta è molto semplice, nel senso che nella maniera, insomma, molto spesso burocratica e un po' anche verbosa, però sono stati firmati degli accordi di partecipazione commerciale e economica. Nel 2024 si festeggeranno, diciamo, le celebrazioni per il rinnovo delle relazioni tra Europa e Cina. Macron si è presentato un po' come rappresentante dell'Europa, però sappiate che fanno comunque fa gli interessi fondamentalmente della Francia, e Ursula von der Leyen è andata lì fondamentalmente per essere per controllare, insomma, per essere la guardia da parte probabilmente degli interessi di una certa fazione europea legata agli Stati Uniti, per essere certa che quello che succede non fosse troppo estremamente vicino agli interessi cinesi, per, come sapete, i problemi tra Cina e Stati Uniti. La premessa di questa situazione, secondo me, dovrebbe venire attraverso ciò che è successo praticamente a ridosso del conflitto tra Russia e Ucraina, quando il presidente Scholz, il presidente tedesco, con un nutrito gruppo di imprenditori, tra i principali della Germania, insomma, tedeschi, si sono recati a Pechino per stringere accordi e confermare il loro interesse nel continuare i rapporti economici con la Cina. E questo è stato un evento abbastanza preso sotto gamba, probabilmente anche apposta. Mi spiace fare discorsi che possono suonare complottisti, ma il fatto che una cosa del genere sia stata non sia stata considerata chiave per l'economia europea vuol dire che non vuole essere detta, perché è chiaro che la Germania ha fondamentalmente affermato che non ha interesse quali siano le posizioni degli Stati Uniti, ma continuerà a fare affari con la Cina. Questa è la stessa cosa che fondamentalmente è successa pochi giorni fa con Macron. Anzi, di più, Macron ha firmato degli accordi che portano più vicino il commercio francese con la Cina, tant'è vero che comunque in questi giorni nell'e-commerce c'è
una grossa promozione dei prodotti francesi. Tra l'altro, ecco qui è un punto a sfavore dell'Italia perché si parla tanto anche di prodotti alimentari francesi e purtroppo l'Italia non è nella posizione di probabilmente di fare gli stessi accordi per due motivi. Il primo motivo è che l'attuale presidente Giorgia Meloni si è sempre chiamata critica nei confronti della Cina. Secondo motivo è che l'Italia era stato il primo paese a fare gli accordi per la Via della Seta, l'unico tra l'altro paese europeo. Ma a parte che non abbiamo avuto effettivamente nessun risultato da questi accordi, l'accordo era stato siglato da Luigi Di Maio, che non è più in carica. Quindi, per quanto dovrebbero essere ancora in vigore, non c'è un'effettiva intenzione di portarli avanti. Insomma, non ci sono notizie da questo punto di vista. Può anche essere che, viste le posizioni di Germania e Francia, l'Italia possa entrare nella stessa linea. Tra l'altro, la Francia ha anche siglato un accordo chiave, forse il più importante di tutti, perché Macron ha accettato di acquistare dei beni, probabilmente si tratta di materie prime, ma anche potrebbe essere petrolio indirettamente che può venire dai paesi arabi, non più attraverso il dollaro, ma attraverso lo yuan, ovvero la valuta cinese. Allora, questo ci introduce alla seconda parte del video, ovvero un argomento di cui si parla molto.